Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura il bollettino sull'andamento del Covid in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore si registrano 370 nuovi casi di positività. Cresce però maggiormente il numero dei guariti ed è in lieve discesa quello degli ospedalizzati. Jacopo Forcella. Sono 370 i nuovi positivi in Regione Abruzzo nelle ultime ore. I casi si riferiscono a persone di età compresa tra 6 mesi e 97 anni, che fanno riferimento a 4.860 tamponi molecolari e 1.458 test antigenici. La percentuale, considerando solamente i test molecolari, è del 7,61%, percentuale che, se si considerano anche i tamponi rapidi, scende fino al 5,85%. È la provincia di Chieti quella che registra l'aumento più consistente, visto che dei 370 casi complessivi, 163 fanno riferimento al territorio teatino. A seguire, per numero di contagi recenti, c'è la provincia dell'Aquila con 73 casi, quasi appaiate le province di Pescara e Teramo, rispettivamente con 65 e 64 nuovi contagiati. Il numero di guariti, tuttavia, supera quello dei contagi, perché si attestano a quota 424, mentre sale ancora il triste bilancio delle persone decedute, che registra un aumento di 35 unità, di cui 24 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Per quanto riguarda il numero degli ospedalizzati, si vede una leggera flessione: 668 sono i pazienti ricoverati in area medica, con un decremento di 4 unità, 83 coloro che invece sono attualmente ricoverati in terapia intensiva, e in questo caso la discesa è di 5 unità. Sono invece 81 le persone che restano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, con un meno 81 rispetto a 24 ore fa. In Abruzzo gli attualmente positivi sono 10.873, discesa di 90 unità rispetto a ieri. Intanto slitta a martedì 23 marzo il richiamo delle vaccinazioni anti-Covid a Bisenti, previsto per oggi. A comunicarlo è la ASL di Teramo, che spiega come il rinvio sia stato determinato da un problema tecnico nell'emissione dei dati, legato alla data che non ha permesso la registrazione dei pazienti nel sistema operativo. Si è deciso dunque di rinviare la vaccinazione, si legge nella nota, che coinvolge i comuni di Bisenti, Arsite, Castiglione e Messer Raimondo, a martedì 23 marzo, in accordo con i sindaci e i medici di medicina generale. Tale rinvio, essendo la finestra per la somministrazione della seconda dose sufficientemente ampia, da 7 giorni prima a 14 giorni dopo la data stabilita, non inficia in alcun modo la validità della vaccinazione. All'inizio della pandemia, a febbraio 2020, i posti letto nelle terapie intensive abruzzesi erano 94, mentre nel 2008 ce n'erano il 60% in più. È colpa dei diversi governi che abbiamo avuto, accusa Rifondazione Comunista. Vediamo il servizio. Piuttosto che un consiglio regionale, noi abbiamo avuto un coniglio regionale che si è adeguato pedissequamente ai diktat dell'austerità, della riduzione della spesa. Quando noi sentiamo in televisione parlare i governi da Monti a Draghi oggi che bisogna far quadrare i conti, beh, questi conti passano sulla pelle dei cittadini. C'erano una volta 233 posti letto nelle terapie intensive abruzzesi. Era il 2008, l'anno in cui cadde la giunta del Turco a seguito dell'inchiesta della Procura di Pescara sui rapporti tra politica e sanità privata. 12 anni dopo, quando il Covid piombò nelle nostre vite a inizio 2020, i letti disponibili in rianimazione erano appena 94, una riduzione del 60% che fu tra le maggiori cause del collasso del sistema ospedaliero regionale quando il virus iniziò a diffondersi rapidamente. Il Covid in Abruzzo ha avuto gioco facile, incalza il segretario regionale di Rifondazione Comunista, che punta il dito contro le diverse amministrazioni di centrodestra e centrosinistra che in questi anni si sono succedute alla guida della regione. In questo momento, in questa seconda ondata, forse arriverà anche una terza, siamo costretti a mandare i pazienti di intensiva fuori regione, quando nel 2008 avevamo 233 posti letto, cioè un numero superiore ai 215 che abbiamo raggiunto oggi, dopo aver speso decine di milioni di euro per adeguare un punto di partenza che era stato ridotto a 94. Cioè noi abbiamo affrontato la pandemia con 94 posti letto, dati ufficiali, dichiarazioni del Presidente Marsiglio. Io direi che abbiamo una politica talmente irresponsabile che, per citare De André, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna, quando invece dovrebbe essere chiamata a rispondere delle proprie responsabilità. Sia la giunta Chiodi, sia la giunta D'Alfonso, che questa giunta Marsiglio hanno creato il massacro sanitario in Abruzzo.
Con lo scoppiare della pandemia, in questi mesi si è corso ai ripari e ad oggi il numero di posti letto in terapia intensiva ha quasi raggiunto quello del 2008. Il problema però, dice Marco Fars, è che si privilegia ancora la sanità privata a discapito di quella pubblica. Noi non vediamo onestamente questo cambio di passo e questo cambio di marcia. Tutta la sanità è sempre stata orientata con un'attenzione al privato e proprio questa pandemia ci ha dimostrato che quando poi c'è bisogno per la nostra salute di avere una sanità efficiente è il pubblico che ci pensa, non il privato, però continuano a fare i favori al privato. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha emesso nel pomeriggio di oggi una nuova ordinanza con la quale si dispongono ulteriori misure atte a gestire l'emergenza sanitaria in atto nella città di Pescara. Il provvedimento che state vedendo ora, che richiama a proroga gli effetti della precedente ordinanza, interviene sulla base delle risultanze emerse dai lavori del tavolo tecnico tenutosi ieri, cui hanno partecipato la prefettura di Pescara, i sindaci dei comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Spoltore, le autorità militari, l'ufficio scolastico regionale e la direzione generale della ASL di Pescara. Dalla riunione è emerso il perdurare della condizione di pressione in cui versa la capacità ricettiva dell'ospedale Santo Spirito, aspetto che ha spinto i dirigenti medici della ASL a chiedere la continuità dello stop della didattica in presenza. Nella relazione della ASL, inoltrata oggi a Palazzo di Città, si evidenzia come l'andamento della situazione epidemiologica nella provincia di Pescara, il sovraccarico di ricoveri e di servizi ospedalieri presso il nosocomio cittadino, rendono necessarie azioni urgenti atte a contenere l'andamento del contagio. Non meno rilevante è la risultante nel periodo dal 1 febbraio al 18 marzo 2021, che indica un incremento dei casi di malattia nella fascia d'età compresa tra i 6 e i 19 anni, mentre la percentuale che riguarda dei bambini da 0 a 5 anni registra una sostanziale stabilizzazione, coincidente in termini temporali con lo stop dell'attività in presenza nelle scuole dell'infanzia. A oggi le condizioni non sono sufficienti, concludono i dirigenti medici, a consigliare un cambiamento nelle misure finora adottate. Pertanto il primo cittadino di Pescara ha sottoscritto nel primo pomeriggio il provvedimento che dispone a conferma a far data dal 22 marzo e sino al 31 marzo la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole comunali dell'infanzia della città di Pescara, comprese quelle private. Quindi niente lezioni in presenza in virtù dei nuovi dati sull'andamento della pandemia nel territorio pescarese, e questo tenendo conto anche dell'ordinanza del presidente della giunta regionale Marco Marsilio che già aveva stoppato la didattica in presenza anche nelle scuole primarie e medie. È una proroga che ho condiviso con i colleghi degli altri comuni dell'area pescarese, ha detto il sindaco Carlo Masci, oltre che con le autorità di governo e i vertici della ASL. I responsabili medici hanno confermato con chiarezza la necessità di tenere ancora chiuse le scuole per contrastare la diffusione del virus, visto che si sta un po' per volta determinando qualche segnale che conferma la validità delle scelte fin qui adottate. E noi continuiamo ora a parlare di scuola, perché è giunto il sì alla proroga della didattica a distanza per tutte le classi, dalle elementari alle superiori in Abruzzo. Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare presentata da un genitore al quale già il TAR aveva detto no. La valutazione sulla sospensione del servizio scolastico in presenza, ricorda il Consiglio di Stato nel decreto emesso oggi, rientra nella responsabilità piena ed esclusiva a tutti gli effetti dell'autorità di governo territoriale ed è sindacabile solo sulla base della manifesta irragionevolezza e incongruità rispetto ai dati scientifici a supporto. La Regione dovrà ora depositare gli atti in vista dell'udienza al TAR già fissata per il 7 di aprile. Cambiamo argomento. Per le discipline d'alta quota diventa obbligatorio in Abruzzo l'utilizzo del kit di localizzazione ARVA. Lo ha deciso il tavolo per la sicurezza in montagna che si è riunito nei giorni scorsi a seguito delle recenti tragedie. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. Nei giorni scorsi si è riunito il tavolo per la sicurezza in montagna promosso dall'assessore regionale Guido Liris, che ha dato parere unanime e positivo alla modifica di legge che rende obbligatorio per le discipline di alta quota il kit ARVA. Nel corso dell'incontro sono state esaminate le tematiche a 360 gradi, in primis la sicurezza in montagna, proposti gate o punti informativi nelle zone montane di maggior afflusso, soprattutto nei periodi estivi, che fungano da filtro per limitare le escursioni da parte dei cittadini non correttamente
perfettamente equipaggiati. L'Iris ha poi presentato la possibilità di acquisto del dispositivo Recco per elicotteri da parte della Regione Abruzzo, che diventerebbe la prima regione appenninica ad esserne in possesso. Un dato che non deve sfuggire: negli ultimi anni sta aumentando non linearmente ma esponenzialmente la frequentazione della montagna, in particolar modo fuori piste, fuori delle strutture, quindi parlo di non soltanto sci d'alpinismo, e la legge in questione riguarda soltanto lo sci d'alpinismo, ma anche le escursioni e tutte le pratiche d'altra quota, le ciaspole, ramponi, tutto quello che è lo sport praticato in alta quota in condizioni in particolar modo che necessiterebbero di avere un'attrezzatura idonea. Va affrontato il tema, ma da tanti punti di vista, non soltanto in forma repressiva, perché uno dei timori più importanti è che possa essere questo tipo di azione anche sull'emotività dei decessi che abbiamo dovuto piangere. Sulla scorta di questo c'è paura che ci possa essere un'iniziativa disincentivante rispetto alla frequentazione della montagna. Non sarà così. Sarà un tipo di normativa, di procedura, di legge che dovremmo partorire, che dovrà incentivare l'uso della montagna, ma facendolo in sicurezza, con una cultura della sicurezza che magari parta dalla giovane età. Protagonisti del tavolo, tutte le forze che si sono misurate a forme, proprio perché non deve rimanere in evasa l'esperienza che abbiamo visto tutti quanti a forme. C'è un unicum a livello nazionale, secondo me anche a livello internazionale, in cui tutte le forze di polizia e di soccorso si sono misurate, anche l'esercito, si sono misurate sul campo in una sinergia che spesso crea delle difficoltà, ma in questo caso non ha visto difficoltà, ma ha visto tutti remare in una stessa direzione, nonostante il numero elevato di persone interessate e il numero elevato di corpi interessati. Non deve essere inutile quello che è successo a Forme. I 28 giorni di ricerca che abbiamo passato tutti quanti nel dolore, nella speranza, nell'apprensione e poi nella delusione fino al alle lacrime, sono 28 giorni che non dovrebbero e non dovranno essere più. Almeno questo è l'auspicio, lavoriamo in questa direzione. La classica battuta di salire al Corno Grande con gli infradito non è una battuta, purtroppo, e questo non può accadere perché, ripeto, fino a che il fenomeno era ridotto al minimo, probabilmente potevamo far finta di non vederlo e comunque saremmo stati responsabili non avendolo visto. La gente non vuole stare più a casa, avrà voglia di evadere, avrà voglia di uscire, di sognare e vedere la natura anche da un'altitudine elevata, ma lo deve fare in sicurezza. Ci occupiamo ora di viabilità. A Pescara, in via di sotto, si transiterà a 40 km orari e non più a 30, lo ha deciso ieri il Consiglio Comunale di Pescara a seguito delle proteste dei tanti automobilisti multati. Secondo il centro-sinistra, però, questo non basta a risolvere i problemi al traffico nella zona dei Colli. Vediamo il servizio. È polemica per l'autovelox di Via di Sotto, importante arteria di Pescara Colli. Il limite di velocità è stato posto a 30 km orari e in un anno le multe sono state oltre 3.000. Alcuni automobilisti le hanno collezionate, ritrovandosi a pagare anche 10 contravvenzioni in pochi mesi. L'idea dei Dossi per rallentare il traffico è stata bocciata, poiché con l'ospedale poco lontano la via è spesso percorsa dalle ambulanze. Così a marzo scorso è entrato in funzione l'autovelox, anche per tutelare gli studenti delle due scuole lungo la strada. Diciamo, si è trafficata i giorni che ha aperto la scuola, penso che sia anche giusto, però dopo gli orari della scuola secondo me fa anche più traffico. Coloro che hanno ricevuto la multa per aver superato anche di pochi chilometri orari il limite di velocità non l'hanno di certo presa bene. A seguito delle proteste, il Consiglio Comunale ieri ha approvato la mozione presentata da UDC e Lega che sposta il limite ai 40 chilometri orari. Per il centro-sinistra però questo non basta, il limite dovrebbe essere a 50. E noi diciamo che invece le tantissime multe, almeno 3.000, quello che abbiamo potuto oggi calcolare, vanno comunque annullate, perché questa è davvero una tassa fatta in maniera molto molto maldestra. E diciamo che però, siccome qualcuno ha già pagato, ogni centesimo che dovesse rientrare nelle tasche del comune, ogni singolo centesimo da questo autovelox deve essere subito indirizzato per veramente migliorare la sicurezza della strada, e non è questo il modo di farlo.
Quindi la vostra proposta è quella di spostarla almeno a 50, il limite 50 km orari? Sì, ma non è una nostra proposta, questo è il limite delle strade urbane. E per un autovelox la maggioranza in comune si è spaccata. I consiglieri forzisti hanno votato contro Lega e UDC e il sindaco Masci ha dichiarato che il voto del consiglio ha rappresentato la sconfitta delle regole. Si è spaccata perché chiaramente ha avuto forse un po' di timore della protesta che è montata in maniera molto forte e che comunque non si è fermata, perché basta vedere i commenti rispetto alla notizia di aver portato a 40 contro loro per vedere insomma che le persone non sono assolutamente contente. Ad ogni modo il nuovo limite non è ancora in vigore e l'autovelox continua ad attivarsi al superamento dei 30 km orari. Per il limite a 40 occorrerà attendere la perizia dei tecnici. Io vado piano, non frega niente. La multa non la prende. Se la prendo, prende mia moglie. Quelle che cammina. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Partiamo dal calcio di Serie B. Ennesima sconfitta stagionale quest'oggi per il Pescara, che cade a Vicenza per 1-0 grazie alla rete nella ripresa siglata da Riccardo Meggiorini. Il Delfino rimane mestamente al terzultimo posto in classifica, a quota 23 punti, e lo spettro della retrocessione in Serie C si fa sempre più concreto. Paolo Rezzetti. Almeno il Pescara perde e resta aggrappato solo alla matematica, con la retrocessione ormai dietro l'angolo. Massimo risultato e minimo sforzo per il Vicenza, che vince di misura grazie ad una rete di Meggiorini nella ripresa. Per il Delfino solito film e solito copione per una squadra apparsa già rassegnata. Grassadonia in terra veneta torna al 3-5-2, ritrovando Drudi in difesa e schierando in attacco la coppia Seter-Giannetti, mai pericolosa. Odgaard infortunato va in tribuna, i biancorossi di Di Carlo rispondono con il 4-3-1-2. Nel ventoso pomeriggio del Menti si parte a buon ritmo. All'ottavo, su angolo veneto di Giacomelli, Valentini salta in area abruzzese incornando al lato. Al decimo traversa biancorossa con Lanzafame, che di testa colpisce i legni della porta di Fiorillo. Meglio la squadra di Di Carlo in questa prima fase di gara, con Lanzafame che al tredicesimo in area al volo sfiora il palo. Delfino subito in difficoltà, con Giacomelli al diciannovesimo ancora vicino al vantaggio con un tiro a fil di palo. Al ventunesimo arriva il primo squillo ospite con il cross di Masciangelo dalla sinistra ed il colpo di testa alto di De Sena. Il Pescara ora soffre un po' meno rispetto ai primi minuti, con il Vicenza comunque a fare la gara. Alla mezz'ora Meggiorini prova il gol dell'anno, ma la mira non è delle migliori. Buona però l'intenzione del 36enne attaccante vicentino, che si riscatterà nella ripresa. Al 33esimo ancora pericoli in area di rigore abruzzese con un tiro alto di Rigoni sotto misura. Finisce qui in quanto ad emozioni il primo tempo con lo 0-0 di inizio gara. Più dinamico ne avvio di ripresa il Pescara, ma è un fuoco di paglia. Al settimo minuto primo cambio nel Delfino, con Maestro al posto di Busellato, non al meglio della condizione. Di Carlo risponde al dodicesimo con Nalini e Van de Putte al posto di Zonta e Giacomelli. Passano pochi secondi visto che al quattordicesimo Meggiorini di testa su perfetto servizio di Beruatto fa 1-0. Amnesia difensiva abruzzese pagata a caro prezzo con il 36enne bomber bravo ad approfittare di una dormita generale dei giocatori biancazzurri. Male il Pescara, passivo in occasione del gol locale e vittima dei suoi limiti. La reazione, che pur dovrebbe esserci, non c'è, con Grassadonia che getta nella mischia Galano in zita per Bellanova e Masciangelo. Latita però il Delfino, mai pericoloso. Il Pescara è anche sfortunato perché al 41esimo perde Gutte per infortunio prima di un amaro finale di partita, con l'opportunità al 92esimo per De Sena, che servito dal neoentrato Vokic impegna a terra grandi troppo poco per evitare l'ennesimo KO stagionale. Ancora una brutta gara per il Pescara, che perde al Menti di Vicenza per 1-0 e vede ormai la salvezza come un miraggio. Io penso che la squadra sia andata in difficoltà su alcuni calci d'angolo da parte del Vicenza, poi ha avuto anche lei le buone occasioni per passare in vantaggio, perché quando siamo riusciti ad aprirli in ampiezza e siamo andati al cross abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Sostanzialmente era una partita molto equilibrata e l'hanno sbloccata loro su un episodio del calcio d'angolo, dove sicuramente siamo usciti in ritardo su quella palla, ma sostanzialmente era una partita equilibrata che poteva essere decisa da un episodio, purtroppo è stato il loro. Il mio dovere è quello di continuare a crederci fino alla fine e cercare di metterci tutto quello che ho dentro io, che hanno i ragazzi dentro. La situazione sicuramente non è facile, oggi si è complicata ancora di più, però dobbiamo reagire, siamo a 6 punti. È chiaro che poi ogni partita che passa
passano i punti, perdi commissione, però noi dobbiamo continuare a crederci e continuare a rimanere aggrappati. Soffrono troppo l'impatto emotivo. Vi posso assicurare che durante gli allenamenti questi ragazzi lavorano, mi seguono, si applicano, ed Essien è libero di mente, è un giocatore che, essendo libero di mente, ci crede più degli altri, ci mette assolutamente grande attenzione in quello che fa, gli altri fanno lo stesso ma forse subiscono da un punto di vista mentale la situazione, però ripeto, abbiamo fortunatamente adesso 10 giorni per lavorare, da lunedì si ricomincerà a farlo e assolutamente dobbiamo, senza se e senza ma, battere il Pisa alla prossima giornata di campionato. Andiamo in Serie C. Dopo la sconfitta di mercoledì con la capolista ternana, domani pomeriggio torna in campo il Teramo, di nuovo al Bonolis contro la Virtus Francavilla alle 17.30. Dei biancorossi Lasic recuperato ma non sarà convocato, ancora out Kappa, Birligea e Soprano. E Francavilla che ha appena cambiato allenatore, per questo Paci non si fida della formazione pugliese. Il servizio. Abbiamo fatto uno step in avanti perché in questa partita abbiamo dimostrato che per 75 minuti siamo riusciti a competere con la squadra che stravincerà il campionato. E quindi abbiamo avuto delle risposte molto positive da parte dei ragazzi. Poi ad un certo punto bisognava tenere meglio il campo e lì è venuta fuori un po' la differenza di valori tra noi e loro e non siamo riusciti negli ultimi 25 minuti a tenere. Ho dei dubbi, non perché li ho visti affaticati, perché nella normale rotazione delle tre partite sto pensando anche ad eventuali cambi. Oggi pomeriggio facciamo la rifinitura, vedo, posso valutare chi sta meglio, chi sta peggio. E così essere un po' più libero nelle scelte, quindi aspetto oggi pomeriggio la rifinitura per scegliere la migliore formazione. Loro vengono da un periodo non positivo e quindi se dovessi ragionare con la loro idea, andiamo a Teramo e cerchiamo di fare la miglior partita possibile, la miglior partita difensiva possibile. Quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre una scossa morale, perché poi ho letto delle interviste in cui lui chiede di più dal punto di vista caratteriale ai suoi giocatori e quindi credo che dal punto di vista difensivo credo che faranno una partita molto molto intensa e molto organizzata, perché credo che diranno andiamo a Teramo e cerchiamo di non prendere gol e cerchiamo di sfruttare qualsiasi opportunità che loro concederanno. Dovremmo avere equilibrio. Non dovremmo perdere equilibrio, quello sarà fondamentale. Dovremmo avere pazienza, perché tendenzialmente noi non siamo una squadra che fa molti gol. E quindi anche domani, spero poi di essere smentito, ma anche domani non credo che il gol arriverà così in maniera facile. Per quello dobbiamo rimanere calmi, tenere lo stato d'animo nella maniera giusta per affrontare questa partita, perché non è l'ultima partita, è una partita importante. Però va affrontata con equilibrio, va affrontata con la convinzione che rispetto a Terni possiamo ancora fare uno step, rispetto alla Ternana possiamo ancora fare uno step in più dal punto di vista della personalità. Un mese e 20 giorni, tanto è durata l'assenza dal campionato di Serie D del Pineto, che dopo il rinvio per neve a Campobasso è stato tormentato dai contagi Covid. Domani i biancazzurri affrontano la Recanatese e sarà anche l'esordio di Marco Pomante in panchina. Il servizio. La voglia è tanta, la voglia è tanta, un mese e 20 giorni vi aspetto, la voglia è tanta, ho voglia di vedere la forza di questi ragazzi, perché secondo me hanno una grossa forza sia mentale che tecnica, poi ho tanta voglia io di misurarmi con questa categoria, con questo nuovo ruolo e sono sicuro che partiamo bene. Bah, è normale, l'emozione è sempre la stessa, forse c'era più emozione da calciatore, perché più che altro ero giovane, avevo 17 anni, quindi c'era più che emozione, c'era più paura. Invece adesso paura sinceramente non ne ho, ho consapevolezza dei miei mezzi, consapevolezza nei mezzi della squadra. È normale, c'è la giusta tensione, perché un po' di tensione ci deve essere sempre. Beh, sarà una partita difficilissima, andiamo a affrontare una squadra che secondo me sulla carta era una delle squadre pretendenti alla vittoria finale. È una squadra organizzatissima, perché è allenata da un allenatore che io conosco benissimo, quello che ho avuto all'Aquila, è un allenatore preparatissimo, un allenatore esperto per la categoria. È
una squadra che è vero, non sta attraversando un buon momento, ma di risultati, perché io le partite le ho viste, le ultime partite loro, e fa sempre delle ottime prestazioni. È normale che andremo a affrontare una squadra che cercherà la vittoria a tutti i costi, noi dobbiamo essere bravi, intelligenti a fare la nostra partita e a cercare di portare il risultato pieno a casa. No, i ragazzi li vedo bene, come ho detto prima, anche loro non vedono l'ora, è un mese e 20 giorni che non giochiamo, un mese e 20 giorni che stiamo fermi, anche loro, come ho detto in precedenza, hanno una grossa voglia di giocare, grossa voglia di far ricredere tante persone che giustamente, io dico sempre, giustamente li hanno criticati perché dovevano fare molto ma molto meglio, però io sono molto fiducioso, perché li vedo allenarmi tutti i giorni e è un gruppo molto forte. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i nostri servizi sono sul canale YouTube e sul sito tv6.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.